No, mi è venuto il dubbio perché vedo che hai messo il pod del Runscribe su una scarpa che forse non ho controllato su Strava se avevi già utilizzato, ma stavi utilizzando le Nimbus in questo periodo, quindi mi rimane il dubbio che ci stai fregando a tutti. Un detto cinese, la mia nipotina Giulia sta, ormai maggiorenne, sta approfondendo proprio quella lingua e cultura, racconta che una persona non può essere giudicata dal suo aspetto, proprio come il mare non può essere misurato con un secchio. Ma se dovessi giudicare l'apparenza, visto che non sono cinese, direi che queste Dynablast mantengono tutte le promesse per una scarpa di questo tipo. Prima di parlare della scarpa, lasciatemi dire che questa Promise Me di Nurco si ascolta benissimo con le nuove cuffie Bose Sport, di cui nei prossimi giorni farò una recensione. Give me something to believe, dice la cantante, queste Dynablast mi hanno impressionato per almeno tre cose, ma non soltanto tre. Per capire quello che vi dico, veniamo alle spec: 249 grammi, 12 grammi in meno delle Nova Blast, anche se in realtà nelle mie misurazioni sono sicuramente di meno. 12 è pure il differenziale della scarpa: 31 mm nel tallone, 19 mm nell'avampiede. Avete capito bene, drop 12. Intanto qui sta cominciando a piovere, la tomaia è in knit e con la pioggia di sicuro non funziona tanto bene, è però molto soffice, non comprime il piede, lo coccola al meglio. Diciamo che è una sensazione ben conosciuta da chi ha utilizzato questa tipologia di tomaia. Nella parte posteriore il tallone si sente anch'esso davvero coccolato, al punto tale che nonostante l'imbottitura non sia così evidente, la sensazione è che il tendine di Achille si adagi benissimo sul materiale morbido delle Dynablast. Inoltre, nella parte superiore i lacci sono piatti, la linguetta è sottile, ma sempre confortevole. Il design della scarpa, pur consentendo di tenere il piede molto comodo, resta davvero bloccato. Questa è la prima ragione per cui ho amato le Dynablast: sono davvero molto comode, ma al tempo stesso perfettamente leggere. La seconda è talmente ovvia e si chiama Flight Foam, ossia la nuova intersuola rimbalzante già presente sul modello di punta della casa giapponese, ossia le Nova Blast. Più avanti, se riesco, vi farò un confronto dettagliato, ma sappiate che sostanzialmente la sensazione è più o meno la stessa, anche se la quantità di schiuma è probabilmente inferiore. Dico quasi perché la stiffness, leg stiffness misurata dai sensori Runscribe a 3,30 al chilometri è leggermente inferiore rispetto a quella delle Nova Blast, ma sempre più alta di scarpe equivalenti, quindi assolutamente promosse. L'amico, il solito amico di Instagram, mi chiede: ma sei sicuro davvero che queste scarpe non abbiano la stessa sensazione di instabilità che alcuni di noi abbiamo rilevato utilizzando le Nova Blast? E da questo punto di vista vi posso assolutamente assicurare che queste scarpe sono sicuramente più stabili di quelle che ho utilizzato finora. La risposta è talmente evidente che non dubito nemmeno un secondo: in una corsa, in una delle corse più strane dell'anno, 21 km sotto il diluvio, mi sono accorto che l'angolo di pronazione, che vi ricordo aumenta con l'instabilità della scarpa, è tra i più bassi della categoria. Le Dynablast mi hanno permesso una corsa super simmetrica, non posso per questa ragione che raccomandarle a tutti coloro che hanno amato le Nova Blast come alternativa più leggera e stabile. A livello di spazio nell'avampiede, sappiate che è davvero generoso, la base della suola è larga e la presenza del knit rende questa sensazione di libertà delle dita del piede più evidente. La suola invece non si distingue nel design da quello delle Nova Blast, gomma in Arar Plus, molto resistente, perfettamente aderente sull'asfalto. Secondo me molto meno sullo sterrato, ma grazie alla stabilità della scarpa stessa si riesce comunque a correre decisamente bene, anche se questa scarpa è pensata per correre sull'asfalto. Tra l'altro, una piccola precisazione: avevo promesso un confronto tra le Kayano 27 e le GT 2000 versione 9. Vi metto il link dell'articolo del mio amico Gianmarco. Se avete domande, scrivetele qua sotto. Prima di passare alla parola ad Andrea, se vi piacciono questa tipologia di recensioni, vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche,
Qui tra l'altro sta iniziando a diluviare, sto aspettando comunque Mimmo Riccatti per fare la recensione delle Nimbus 23, gli dovrei offrire una birra belga appena ci vediamo, ironia della sorte, lavora a 11 km da dove producono il vaccino della Pfizer e non ci posso andare oramai da un anno. E ora sentiamo cosa ci dice Andrea dal mio studio illuminata festa, per la prima volta riesco anche a recensire all'interno della... Andrea, oggi hai in mano le fantastiche ASICS, cosa ne pensi dopo la prima uscita lenta? Tu dici che poi io corro con le Nimbus? No, mi è venuto il dubbio perché vedo che hai messo il pod del Runscribe su una scarpa che forse non ho controllato su Strava se avevi già utilizzato, ma stavi utilizzando le Nimbus in questo periodo, quindi mi rimane il dubbio che ci stai fregando a tutti. Beh, questa è comunque una bellissima scarpa. Dopo la prima uscita, qual è la tua impressione? Allora, ti dirò che secondo me ASICS è venuta incontro anche a me con questa nuova schiuma, perché diciamo che il gel mi piaceva, le vecchie scarpe mi piaciucchiavano, però erano un po' troppo dure. Questa diventa una scarpa... un po' della nuova era, quindi morbida ma comunque veloce. A livello di tomaia cosa ne dici rispetto alle Nova Blast? Allora, mi sembra che vesta meglio come tomaia, forse un pochino larga, questa qua è un 27 cm che è quello di Max, mi sta su quasi bene anche a me, ho solamente un po' di problema con l'esterno del piede. Sarei in dubbio se comprare un 27 cm o un 27,5, forse comunque il 27,5 perché ho visto che dopo quando comunque leggo bene le scarpe non mi danno problemi. Sembra che abbiano risolto il problemino della linguetta che mi dava la Nova Blast. La Nova Blast aveva proprio sulla linguetta qualcosa che mi grattugiava al collo del piede, questa invece sembra un po' più imbottita. Tra l'altro con la Nova Blast abbiamo corso praticamente una maratona, io ho usato le Evo Ride, ma una maratona 3,45-49 al chilometro, non riuscivo a starti dietro quel giorno. Con queste ci correresti un lungo? Allora, a dire il vero, con loro forse le userei di più su un lungo, cioè su un bel lungo tirato. Quella volta che abbiamo fatto a 3,50-3,45 l'idea non era di scannellare così tanto, dopo alla fine io stavo bene, ho voluto tirare, era il giorno che c'era il bel sole. Sì, sì, sì. Devo dire che quel giorno là, sì, l'impressione delle Nova Blast era davvero che mi lasciassero un piede bello, bello morbido. Tranne sull'ultimo lungo che ho sofferto abbastanza, ho sofferto il fondo sdrucciolevole sulla pista bianca. Credo che anche queste come grip sulla pista bianca siano, come dire, un po' rivedibili, però per il resto corsa sull'asfalto e corsa su pista dopo diventano perfette, mi piacciono tanto sui lavori lunghi. Quando ho avuto i problemi ai tendini ho usato loro come scarpe, diciamo, da riposo, le Nova Blast, da riposo sui lavori, perché avevo paura di infiammare ancora di più, invece la scarpa mi ha aiutato abbastanza. Invece l'effetto trampolino lo senti allo stesso modo che l'hai sentito sulle Nova Blast o forse un po' di meno? Guarda, ti dico, in quanto hanno la ciccetta sull'avampiede, si sente, cioè, mi piace perché sono morbide, mi piace perché sono morbide e sì, ha questa tanta gomma che comunque non mi fa fare una corsa davvero reattiva. Sono davvero, secondo me, scarpe per noi amatori evoluti. Secondo me sì, sono secondo me un giusto, una, cioè nel senso sono perfette da affiancare alla Nova Blast. La Nova Blast non la vedo come a due, la vedo come scarpa a tutto fare, una scarpa a tre tipo la Pegasus, quindi una scarpa reattiva che posso usare anche per correre veloce, però questa qua la userei anche sui medi. E a livello di stabilità, che secondo alcuni era l'unico vero inconveniente delle Nova Blast, che però tu non hai sentito, cosa dici di questa? Allora, diciamo che sulle Nova Blast l'ho incominciato a sentire sui 600 km, lì ho incominciato a sentire la scarpa che cedeva internamente. Magari ero anche io stanco nel periodo di maggior carico,
però anche lì che si vede dopo la protezione della scarpa. Queste qua, avendo comunque la schiuma più dura, sembrano più stabili. Scusami, anche la tomaia è comunque, mi sembra più carrozzata rispetto a quella della Novoblast, quindi insieme le due renderebbero la scarpa più stabile, anche se comunque al contrario delle ASICS che hanno il guidance in mezzo, queste non ce l'hanno. Va bene, grazie Andrea, se raggiungeremo le 3000 views faremo la recensione completa e ti filmerò in pista, speriamo di riuscirci. Se non le raggiungiamo invece le buttiamo. No, le uso solo io per correre, non c'è nessun problema, te le posso lasciare comunque per qualche settimana. Va bene. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.